Lei è il candidato sindaco di Sì Amo Tortoreto. Qual è il programma? Il nostro programma è un programma soprattutto dedicato al turismo, perché l'unica industria che è rimasta ancora operante nel nostro territorio è l'industria turistica. Ci dedicheremo con il nostro impegno a promuovere e a collaborare con le associazioni di categorie. E oltre al turismo abbiamo anche un occhio di riguardo ai giovani, all'abbattimento della pressione fiscale con la revisione dei valori delle aree edificabili. Inoltre, il primo punto che ci impegneremo già il giorno successivo alle elezioni è quello di tenere pulito il nostro territorio, di manutenzione per il verde, per gli asfalti, cercare di rimettere a posto un po' la viabilità. Cosa manca secondo lei in questo momento a Tortoreto? In questo momento a Tortoreto manca una guida, e non c'è un punto di riferimento. Con il commissario siamo stati un po' abbandonati a noi stessi e bisogna intervenire soprattutto, quello, come dicevo prima, nel tenere pulito il paese, perché il turista quando viene a Tortoreto abbia una sensazione di benessere, di tranquillità, di